Aspettate. Auguri. Ha già tagliato, auguri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Auguri per questa nuova struttura e auguri per il Signore. Buongiorno a tutti, io direi struttura bagnata, struttura fortunata, così evitiamo di affliggerci per il tempo che non ci ha accompagnato. Guardando il campo CONI, come lo chiamiamo comunemente in città, faccio un po' un tuffo nel passato. Io qui ho effettuato molte preparazioni atletiche ai tempi in cui giocavo a basket e oggettivamente le condizioni in cui versava erano poco degne di un comune capoluogo, poco degne di una struttura che invece è stata per anni di riferimento in città, e devo dire grazie quindi al governatore, al governo regionale per aver voluto investire su Avellino. Direi che le Universiadi ci hanno consegnato una struttura regionale efficiente che è stata in grado di recuperare il tempo perduto negli anni passati dagli altri. Un grazie anche all'ingegnere Basile, al commissario, un avellinese puro sangue, e anche questo chiaramente ci riempie d'orgoglio. Abbiamo dato grande testimonianza di fattività, di buon governo, di operatività. Io chiaramente saluto anche con piacere la presenza proprio stamattina del governatore, che non fa mai mancare la sua attenzione verso Avellino e verso Irpinia. Chiaramente ne approfitto, se ci fossero le condizioni, per poter ricevere, diciamo, visto che siamo in periodo natalizio e si fanno le letterine a Babbo Natale, ormai ci fosse la possibilità di ristrutturare anche la struttura CONI per ospitare il futsal e il calcio a 5, che è secondo in classifica in Serie A, noi saremmo contenti. Sommessamente ci proviamo stamattina, approfittiamo anche di questi sorrisi splendidi dei bimbi, così daremo una prospettiva anche a loro. Scherzi a parte, siamo contenti di quanto fatto finora dalla Regione. Se ci fossero le condizioni per implementare gli investimenti in città, ne saremo ancora più grati. Come ha detto il sindaco, ci lascia tante eredità, tra cui gli impianti. E tenete presente che il trend delle università non termina qui, perché sapete bene che adesso ci troviamo in pieno anno olimpico. Nel giugno 2020 ci saranno le Olimpiadi e vi assicuro che sono molti gli atleti napoletani e campani che faranno parte della squadra olimpica. E avere gli impianti pronti a disposizione, dove le federazioni possono far allenare i loro atleti, il presidente, è una grande cosa che ci garantisce sul nostro futuro di visibilità e di medaglie che conquisteremo. E l'eredità delle Universiadi è questa, anche con le Olimpiadi continueremo a tenere alto il nome della campagna in tutto il mondo. Siamo, ecco qua, perfetto, grazie. Per avere coniugato passione civile e competenza, rendendo agli occhi del mondo l'Universiade di Napoli 2019, evento unico, irripetibile e straordinario, ed è la verità. Qui spero che ci possa essere una gestione attenta, che è la vera sfida che adesso ci attende. Mi permetto di suggerire, da semplice cittadino, all'amministrazione di non fare molte barriere all'ingresso, perché questo è stato sempre il campo di tutti. È un luogo di sport ma anche di socialità. Spesso mi è capitato di correre oltre insieme a professionisti come me, ma anche a rifugiati che venivano ospitati qui alla casa. Veramente un grande luogo di socialità. Voglio solo ricordare perché abbiamo deciso di fare questo evento. Quando ci è stato proposto di fare l'Universiadi, perché aveva rinunciato il Brasile alle Universiadi, abbiamo avuto una grandissima preoccupazione, perché significava caricarci sulle spalle tutto. Significava caricarci sulle spalle innanzitutto la responsabilità finanziaria,
Voi avrete avuto modo di seguire le vicende che riguardano le Olimpiadi invernali. Lo Stato italiano stanzia centinaia di milioni di euro. Per le Universiadi non ha cacciato un euro, nessuno. Abbiamo investito come Regione Campania da soli 270 milioni di euro. Abbiamo voluto farlo per creare un grande evento internazionale che desse dignità a Napoli, alla Campania, proiettasse l'immagine più bella della nostra regione nel mondo. Lo abbiamo fatto per dare un incentivo all'economia turistica dei nostri territori, ma lo abbiamo fatto soprattutto per creare un grande movimento sportivo giovanile. E anche qui siamo partiti dalla preoccupazione per le grandi aree urbane degradate, dove offrire la possibilità a un'intera generazione di incontrarsi in un impianto sportivo, di fare sport, di coltivare valori positivi, era un'occasione da non perdere e non l'abbiamo perduta. Abbiamo realizzato 70 impianti sportivi. Vi voglio dire che anche questo è un miracolo, perché avremmo potuto concentrare l'evento solo sull'area metropolitana di Napoli. Era evidente che dovevamo iniziare e finire allo Stadio San Paolo, bisogna essere seri. Ma abbiamo fatto uno sforzo per coinvolgere tutta la regione Campania. Da Eboli ad Aviano Irpino, da Avellino a Salerno, Caserta, alcuni dei principali comuni, è stato per la prima volta un evento che ha avuto una ricaduta regionale. E anche questo credo sia un dato da apprezzare enormemente. Ho visto questo impianto. Mi auguro davvero, dico al sindaco ovviamente, che ci sia una gestione attenta, perché sarebbe davvero un delitto, dopo aver investito centinaia di milioni di euro, perdere questi impianti. Anche io sono, diceva l'ingegnere Basile, che ringrazio per il suo lavoro, che a Napoli abbiamo un problema enorme. Mi piace il cuore immaginare la piscina Scandone, una piscina recuperata dalla mostra oltremare, quel pale presunto. Vedere questi impianti deperire è veramente una cosa che fa stare male. È chiaro che dobbiamo riflettere, anche se dovete capire tutti quanti che non si può scaricare tutto sulla regione, perché è diventato veramente l'unico canale di finanziamento. Qui ormai per qualunque cosa si chiama la regione, anche per i marciapiedi dei comuni. Noi siamo ovviamente a disposizione delle autonomie locali dei territori, ma dovete sapere che abbiamo limite finanziario. Ieri abbiamo discusso un'intera mattinata alla Corte dei Conti per avere l'approvazione dei consuntivi 2017-18. Siamo partiti nel 2013 da 5 miliardi e 800 milioni di euro di disavanzo. Siamo arrivati con il 18 ad avere l'equilibrio di bilancio e ad allineare la Regione Campania alla Lombardia, al Veneto e alla Emilia-Romagna. Abbiamo fatto un miliardo. Gli amministratori sanno che cosa vuol dire questo dato economico. Ora è evidente che noi siamo pronti a caricarci altri problemi, ma io non sarò mai disponibile a ributtare la Campania nella palude. Abbiamo dato l'anima per risanarla, questo risanamento deve essere difeso nell'interesse di tutti quanti noi. Noi paghiamo, vi do un dato in modo che capiamo bene di che stiamo parlando, 600 milioni di euro di rate di mutui per i debiti accumulati nelle decenni e 200 milioni ulteriori di rate di mutuo per il debito sanitario che avevamo. Sono 800 milioni di euro l'anno che togliamo ai cittadini, ai servizi ai cittadini per pagare i debiti accumulati nei decenni. È chiaro che cosa significa fare i debiti e girare la testa all'altra parte. Allora, noi verificheremo con attenzione anche gli impianti. Sindaco Festa ha pisciato un altro tre come sua abitudine, sotto Natale, non ha perso l'occasione. Vediamo quant'è l'importo, ovviamente, se parliamo di una cosa ragionevole, gli facciamo pure quest'altro regalo di Natale e così la facciamo, chiudiamo bene, grazie a Dio. Il 2019. E prediniamo, non mi fate raccontare fesserie, devo vedere bene come siamo combinati con quello che è rimasto. Ovviamente noi stiamo cercando di utilizzare anche i residui
della gestione universitaria per completare soprattutto impianti già realizzati, quindi potrebbe essere anche il caso di Avellino. Verificheremo con attenzione. Intanto godiamoci questi impianti. Io entrando qui ho visto queste piste bellissime. Già solo questa immagine è qualcosa che apre il cuore e incentiva, diciamo, ragazze e ragazzi a venire qui a fare pratica sportiva. Ringrazio il CONI, le federazioni, dovremo sentirci nelle prossime settimane. Ogni tanto qualcuno ci chiede, ma gli impianti, aspettate un attimo, perché non in tutte le realtà e non tutte le federazioni godono di un ampio consenso, diciamo così. Abbiamo anche realtà di volontariato che ci sollecitano ad avere una mano, realtà di disabili che vogliono fare sport. Abbiamo il dovere di valutare con grande attenzione e con grande, come dire, rispetto per tutte le domande anche di sport che ci vengono dai territori. Ovviamente faremo di tutto per fare le scelte migliori e ne parleremo anche con voi. Intanto ringrazio ancora l'ingegnere Basile, la struttura delle Universiadi. Abbiamo fatto un evento eccezionale, pulito, abbiamo avuto un'immagine bellissima trasmessa nel mondo. Adesso dobbiamo solo completare, diciamo, questa parte finale di Universiadi, che è rappresentata dal completamento degli impianti e della chiusura dei consuntivi. Ne approfitto per rivolgere al sindaco, alla comunità di Avellino, a tutti quanti voi un augurio affettuoso di buon Natale e di buon anno, e fatemi arrivare un po' di castagne del Monaco, non mi fate arrivare più a un po' di tempo. Grazie a tutti. Siamo? Siamo? Auguri! Auguri!